C'è un luogo magico a Milano dove il tango ha trovato casa. Dietro ampie vetrate, tra rilievi floreali e decorazioni in ceramica, i tangheros si ritrovano per dare vita ai loro abbracci. Il maestro Roberto Herrera è universalmente riconosciuto come uno dei principali ambasciatori del tango argentino nel mondo. Buonasera, maestro. Buonasera, grazie mille per la presentazione e un saluto a tutti le tangheri italiani. Allora, maestro, innanzitutto cominciamo a dire che cosa ci fa qui in Palazzina Liberty. Ha compiuto un anno la fondazione, diciamo, della sua accademia Roberto Herrera. È un lavoro molto molto grande che si sta facendo di qua, perché è un sforzo grande di farlo, no? Però si sta avanzando. Che praticamente è una succursale di una delle accademie più importanti al mondo, che è la sua accademia, l'Accademia Roberto Herrera, che c'è in Argentina. Io tengo l'Accademia a Buenos Aires, che funziona molto bene, che tanti allievi hanno passato di là, che è veramente un piacere, perché tante sono maestri adesso, già tanto tempo ha passato di tutto questo. Io tengo 35 anni di fare questo lavoro, che per me non è veramente un lavoro, sino un piacere di farlo. Qua in questo periodo, in questi giorni, si sta mettendo in pratica un progetto accademico molto ambizioso, che è l'Accademia Roberto Herrera itinerante, e dentro c'è anche il concetto di tango inclusive. Me lo può spiegare? Sì, come no. Perché stiamo parlando un po' di due cose diverse, che sono l'Accademia Roberto Herrera itinerante, per portare avvicinarsi alla gente che non può arrivare qua a Milano, e entonces noi andiamo di vicino, diciamo, siamo esattamente, noi ci spostiamo per stare insieme per questo progetto. E dopo anche questa idea di fare questo progetto, che per noi è molto molto bello, che è stare tutti insieme per fare questo avanzo nel tango, per questo lo diciamo un tango inclusivo. Perché inclusivo? Perché se no sempre si sta parlando del tango specifico di stile diverso, no? Del stile milonghero, del stile salon, del nuovo tango nuovo. E noi diciamo che stiamo facendo un nuovo tango, semplicemente perché stiamo includendo tutto in queste lezioni per imparare, per completare questa conoscenza del tango, e soprattutto perché c'è una diversità entre il tango di pista, che noi gli diciamo tango pistero, chiaro, come il salon, tango pistero, con figure che anche sono figure o del tango nuovo o del palco scenico. Ossia, stiamo trattando di fare questi passi, diciamo, di farlo pistero. Anche qualcuno ha nascito per il palco scenico, oggi si può fare per lo studio che noi stiamo facendo, e avvicinare a tutte le allievi di diversi tipi, no? Ma qual è stato il percorso del maestro Herrera? Cerchiamo di scoprire a chi si è ispirato, da chi ha imparato a camminare nel tango. Ciò che la contraddistingue, a parer mio, è anche la dignità. La dignità proprio dell'artista. Chi gliel'ha insegnata? Me lo deve dire, chi gliel'ha insegnata? Se io ho un vago sospetto di chi può avergliela insegnata. Chiaro. No, io veramente ho tenuto la suerte di tenere grandi maestri, grandi persone. Come il mio maestro di folklore, Santiago Ayala El Chúcaro, come il mio maestro, che dico chi mi ha
me ha insegnato a capire il tango, come Antonio Todaro e altri grandi ballerini del tango argentino, no? Come Gloria y Eduardo, Mayoral, Elsa Maria. Io adesso faccio un nome. Sì. E il grande maestro, per supuesto, Osvaldo Pugliese, che era un maestro di vita, veramente, che ti parlava non solamente del tango, sino che ti parlava della vita, di una maniera di fare, di essere, di comportarsi, del consiglio di non cadere in certi vizi, no? È stato come quasi un padre, consigli paterni. Veramente sì, veramente, perché era tanto la affinità, perché era con un cuore grande. La nostra chiacchierata sta volgendo al termine. Allora io le cedo il microfono e se magari vuole dare qualche consiglio dall'alto della sua profonda conoscenza, no? Sembra un gioco di parole. A chi si sta avvicinando adesso al tango, quindi sono consigli preziosi, ascoltateli con molta attenzione. Bene, prego. Grazie. Il consiglio per chi si sta avvicinando al tango è prima di tutto fiducia hacia il maestro. E dopo guardare con attenzione e ascoltare molto lo che sta dicendo il maestro. Dopo capirai se il maestro è buono, se è medio buono, è buonissimo o è malo. Però benvenuti soprattutto a questa grande famiglia. E come tutta la famiglia litigiamo, ci avviciniamo, ci amigiamo. Questo è il tango, è una grande famiglia, una famiglia mondiale. Por supuesto que el tango se reconoce en todas partes del mundo y es bellísimo. Transitar este camino es muy bello. Yo pienso que qualcuno dice una droga, no lo pienso yo así como una droga, lo pienso como una cosa buena que se nos presenta en la vida para avvicinarsi, per abbracciarsi, come stava dicendo, di imparare e di soprattutto sentire e trasmettere a un'altra persona questa danza bellissima e questo contatto che per me è lo più bello di tutte le danze. Io ho fatto altre danze e per me il tango è un gran amore, veramente. Así che benvenuto al tango.